Tanto gentile e tanto onesta pare. Proponiamo qui la lettura del testo della celebre lirica dantesca affiancata dalla parafrasi di Gianfranco Contini. Gianfranco Contini è un noto critico letterario del XX secolo, esperto di studi e critica dantesca. La sua parafrasi ha fatto scuola in un certo senso, proprio perché tende a mettere in luce quello che è la profondità del messaggio contenuto in questa poesia, apparentemente dolce, semplice, piana, ma in realtà, dal punto di vista linguistico e delle immagini, ricca appunto di significati profondi che ad una prima lettura potrebbero facilmente sfuggire. Non dimentichiamo infatti che il dolce ostinovo, e in particolare quello dantesco, è un genere poetico, è ricco, profondamente filosofico, religioso, e tutti questi significati nascosti potrebbero appunto facilmente sfuggire ad una lettura poco attenta, approfondita, ed è proprio su questi aspetti che invece noi vogliamo mettere luce attraverso poi la lettura che faremo, il confronto che faremo con la parafrasi di Gianfranco Contini. Ma andiamo a leggere. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia, quand'ella altrui saluta, ogni lingue deven tremando muta, e gli occhi non ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave e pien d'amore, che va dicendo all'anima sospira. Ecco, questo è il testo dantesco. Ma andiamo a vedere allora quella che è la parafrasi. Vediamo allora di rileggerlo esprimendolo appunto in modo più pacato, piano, lineare, prosastico appunto. Cominciamo. Tale è l'evidenza della nobiltà e del decoro di colei che è mia signora nel suo salutare, che ogni lingua trema tanto da ammutolirle e gli occhi non osano guardarla. Ecco che allora noi vediamo nobiltà e decoro, sono i termini gentilezza ed onestà. Si tratta di una bellezza esteriore, di una nobiltà interiore, che si mostra tale all'interno della donna mia, la mia signora, quando lei saluta, notate, nel suo salutare, quando lei saluta chiunque, non soltanto io che dovrei essere l'oggetto del suo amore. Il suo saluto è rivolto a tutti, in realtà a tutti coloro che possono comprendere, capire il significato della sua presenza. Tutti questi, appunto, quando assistono al suo passaggio, tremano dalla potenza della sua apparizione, rappresentata dalla bellezza esteriore di questa figura femminile. Tant'è vero che non riescono neanche a rispondere normalmente al suo saluto e anzi abbassano gli occhi. Essa procede, mentre sente le parole di lode, esternamente atteggiata alla sua interna benevolenza. E si fa evidente la sua natura di essere venuto di cielo in terra per rappresentare in concreto la presenza divina. La sua passeggiata, la sua manifestazione, la sua presenza per le vie di Firenze, in qualche modo è un misto in qualche modo di forza, potenza, ma anche di umiltà. La vera forza sta ovviamente non nell'orgoglio, ma nell'umiltà, pur essendo in qualche modo consapevole di chi è, di quello che è il suo valore esteriore, ma soprattutto interiore, ecco che il suo atteggiamento esteriore è sempre comunque quello di umiltà, di semplicità, mentre sente appunto le parole di lode che gli vengono poi rivolte da tutti coloro che la incontrano e si rendono conto di ciò che sta avvenendo, ovvero sia
la sua presenza non di semplice essere umano, ecco qua dove è significato anche religioso, ma di essere venuto di cielo in terra un angelo reale, concreto. Lei non è soltanto bella come un angelo, è realmente un angelo. Questo è il significato del Dulcis in Novo, della figura femminile in Dante, la rappresentazione concreta della potenza divina, un angelo disceso di cielo in terra per rappresentare concretamente la potenza, la bellezza, la bontà di Dio. Questa rappresentazione è, per chi la contempla, così carica di bellezza che per il canale degli occhi entra in cuore una dolcezza conoscibile solo per diretta esperienza. La rappresentazione di colei, di questa cosa, che in realtà abbiamo visto vuol dire essere venuto di cielo in terra, questa manifestazione di Dio, è per chi la comprende, per chi la contempla, quindi va oltre la semplice visione esteriore, completa, materiale, così carica di bellezza, una bellezza che non è soltanto materiale, è vera perché è spirituale, che attraverso gli occhi, attraverso il canale degli occhi, noi riusciamo a sentire profondamente dentro di noi, nel nostro cuore, una dolcezza che può comprendere, conoscere soltanto chi l'ha provata, soltanto chi ne ha avuto diretta esperienza. Ecco che allora dalla sua fisionomia muove, oggettivata e fatta visibile, una soave ispirazione amorosa che non fa se non suggerire all'animo di sospirare. Ecco che allora dalla sua fisionomia, dalla sua labbia, che è appunto il suo aspetto concreto, esteriore, oggettivato e fatto visibile, è la concretezza materiale esteriore, la gentilezza e la nobiltà, la bellezza esteriore, che in qualche modo è testimonianza reale e concreta, perché possa essere compresa dagli uomini, di una potenza puramente spirituale, quindi invisibile in quanto tale, una soave ispirazione amorosa che non è soltanto umana, terrena, ma che ovviamente è vera, pura, piena, quindi divina, che non fa se non suggerire questo spirito soave, pieno d'amore, suggerire che va dicendo all'anima di fare che cosa? Di sospirare. Ecco che allora il sospiro, che in qualche modo è la risposta concreta, in un certo senso è la rappresentazione del fatto di aver compreso l'anima naturalmente, colei che naturalmente, facendo parte appunto di coloro che hanno cuore gentile, di coloro che hanno, come diceva Dante, intelletto d'amore, cioè che hanno consapevolezza di questo livello superiore, cosa che non è per tutti, comprendono il significato del messaggio e alla fine il sospiro in un certo senso è l'aspetto, l'espressione dell'animo umano di aver finalmente compreso tutto questo e di aver gioito pienamente della bellezza, della potenza di questo amore, di questo angelo, disceso di cielo in terra per mostrare il miracolo della potenza e della bellezza di Dio. Lo spirito che per farsi comprendere dagli uomini si è mostrato reale. Notate come anche il messaggio francescano fosse così. La realtà, la bellezza del creato, e che cosa sono gli uomini se non parte del creato, per rappresentare che cosa? La bellezza dell'invisibile, cioè il creatore. Questo, alla fine, è il messaggio centrale delle rime della lode di Dante, della grande novità, della vita nuova di Dante, che trova espressione più celebre in questa poesia, tanto gentile e tanto onesta, pare.